Allora, iniziamo a descrivere nel dettaglio i vari ruoli, facendo anche un po' di simulazioni, no? Allora, adesso la pettegola, primo, pettegola che parla male di tutti. Numero uno. Allora, questa qui deve essere, solitamente sono le donne pettegole, quindi una donna. Non è detto anche gli uomini, potrebbe essere anche una maschile, ma viene meno facile, io direi una donna. Quindi donna, può essere giovane, perché no, può essere anche un po' più grande, va anche meglio. Ok? Deve giocare molto sulla, sul pettegolezzo, ovviamente, no? Quindi sentito dire. E allora andiamo a inventare adesso. Oh, ma lo sai che la mia vicina, cavolo, l'ho vista ieri con un altro tipo. Cioè, questa ogni 2-3 giorni cambia, per esempio, no? Oppure, oh, ma cavolo, lo sai che ho visto quella lì in televisione? Cioè, ma assurdo, prima dice che è povera, non c'è soldi, eccetera, ma non solo in televisione questa, e poi, cioè, te la vedo andare in giro col Porsche, un esempio, con un'altra macchina. Può, diciamo, emergere una gelosia alla base, poi il pettegolo com'è? Il pettegolo è un po' geloso, no? Ah, lo sai che c'è la Maria, sai, la sua Maria, è presente, no? Perché la pettegola parla con un'altra e dice di terzi. Oh, ma lo sai, la sua Maria lì che abita sopra lì al quinto piano? Quella lì. Poi si improvvisa e abbraccio. Quella. Sì, quella lì che. E l'altro dice, ah, quella lì che stava un po' tipo Aldo Giovanni Giacomo, no? Che quello lì va avanti, l'altro e lo interrompe. E io mi scazzo, cioè lei si scalda perché non le si dà il tempo di continuare. Sì, quella lì. Oh, mi fai finire o no? Ah, posso andare avanti, per dire una cosa del genere, così ci si allena un attimo, si prova e poi si taglia e si monta. E quando ci sono i pezzi buoni. Quella lì è andata. Ah, Ischia! Non detto così come ne vedete, però la sto inventando, e poi scriverò dei piccoli dialoghi e poi li migliorate voi, cioè su quella falsa riga ne create altri. Cioè, andate a capire un po' che tipo di personaggio è, e poi improvvisate voi. Spazio libero, carta bianca. È andata a Ischia. Cioè, quella lì che non poteva pagare l'amministratore, è andata a Ischia, cioè per dire, no? Qui l'abbiamo un po' capito, il primo? Ok, andiamo sul secondo, il saputello. Proviamo, io mi spero un mio amico che tra virgolette amico, cioè mi sta un po' sulle balle, che fa un po' così, no? Devi cambiare l'olio, per esempio la macchina. Non ti preoccupare, fai fare a me, non ti preoccupare, lo so fare. Lascia stare, ho fatto ieri, lascia stare. Allora, tu prendi la... Perché poi il saputello credo di essere in gamba, no? Poi alla fine ha scoperto l'acqua calda, cioè racconta come si fa la lista della spesa, per dire. No! Quindi cose molto stupide da me. No, aspetta! Allora tu prendi il tappo sopra del motore, no? Tu aspetta che la macchina si raffredda, no? Poi perché devi stare attento, no? Ti bruci, no? Può scoppiare, no? Poi dice cazzate, può esplodere. Giochiamo su queste esagerazioni, no? Dobbiamo chiedere le macchiette prese dalla società, quindi prendete come spunto tutto ciò che avete visto nella vostra vita di comico, buttatelo dentro, così diventate bravi anche come improvvisatori, lì esce fuori il personaggio che piace. Insomma, così racconto. Sì, presente, tu poi lo svidi, se c'hai un panno è meglio. Cazzo a Kaiser. Poi ci devi versare l'acqua, cioè il liquido, che non è acqua, il liquido del radiatore. Allora vai a prendere al supermercato, però non lì al benzinaio che ti ladrano, e andare al supermercato, sto improvvisando. Poi dopo cosa fai? Ci metti, allora prendi dentro questa cosa, però devi usare, perché ti spiego, se tu lo versi, quello il salto è lungo, no? E schizzi tutto dappertutto, mandi tutto in giro, il cofano del motore, è uno schifo. E poi si fa contro cortocircuiti, roba che c'è, tipo ci puoi pure rimanere secco. Fa pure vedere che è ignorante e c'ha paura, no? Perché sa, capita. Allora tu ti prendi un bel, come si chiama quel coso che è sopra e largo, poi è l'imbuto, bravissimo. Poi fa vedere che lui non ne sa le cose. E l'altro, che sta ricevendo i consigli, anche se nessuno gli ha chiesto niente, suggerisce al saputello, no?
Ecco, l'imbuto, poi tu ce lo metti dentro, però prima metti dentro l'imbuto, perché se fai il contrario, prima versi e poi ti avvicini, cioè, anche proprio si può andare un po' nel ridicolo, senza esagerare. Insomma, questo è il saputello, che poi può anche dire, ah, Mykonos, guarda, se vai a Mykonos, che fa il saputello anche un po' tiraiolo, se vai a Mykonos, guarda, ascolta me che ti dico due o tre cose che proprio non puoi non fare se vai a Mykonos. Allora, come arrivi a Mykonos c'è un caffèrino, c'è una caffetteria, ma che te la raccomando perché è veramente il caffè più buono che ho mai mangiato, che ho mai bevuto in tutta Europa, guarda. Te lo giuro, poi quando è convinto, questo con l'accento un po' napoletano, che puoi fare il napoletano signore, no? Puoi fare pure il romano. Mamma mia, è un film, cioè questo è sempre Napoli. Devo entrare nel mood romano. Devi andare a vedere il film, te lo dico io, sai, devi andare a vedere. Coso lì, l'attore, quello del figaccione, come si chiama? Non mi viene. Quella, veramente il film è quello lì, è il cartone animato, quello lì da Marvel, non mi... Si chiama come peccato in inglese, come si dice peccato in inglese? Credo Sin. Ah, Sin City. È fighissimo, perché vedete, non ti dico la storia, però c'è, cioè, questo film, no? Rispetto a tutti gli altri è una cifra sopra. Perché in qualche modo, quindi qui entriamo nel saputello a livello cinematografico, c'è, cioè, i personaggi, questo ce n'è che te li fa vedere, che ti posso dire che stanno tipo a recitare un ruolo, cioè ogni personaggio è figo, capito? Cioè tu c'è proprio lui che fa il supereroe, il protagonista è fighissimo, poi c'è sta pure magari il cattivo che pure è figo pure lui, cioè secondo me rispetto a tutti gli altri film, questo film, cioè ti incolli proprio col super attaccato alla sedia, anche lì, no, vedi? Bisogna ogni frase che voi dite ribatterla, perché il cervello, dici, incollato alla sedia, modo di dire che tutti possono usare e conoscono, allora come ci si incolla la sedia? Entri nel mood col super attack, capito? Mi sto pure un po' a far capire come vorrei che voi procedeste mentalmente quando fate le simulazioni a casa, perché poi simulando a casa, un po' come sto facendo io adesso, se avete uno smartphone, la videocamera, la webcam, vi prendete, capite come migliorarvi, e quando poi ci vedremo, voi già siete una cifra sopra, cioè che va più che bene per fare questo esperimento artistico, ok? Oh, siamo arrivati a, eh? Io direi di dare un taglio, però facciamo la ragazzina gelosissima e fidanzato, 4 alla volta, e poi stacchiamo la clip e ne facciamo un'altra. Allora, la ragazzina gelosissima e fidanzato, lei è una ragazza un po' a quel sapore, perché diciamo che lei, pur essendo una ricadina bella, non è strafiga o comunque appariscente. Allora lei è gelosa del suo ragazzo perché lui fa il modello, è figo, c'ha tutte le ragazzine nell'ambiente un po' della moda, sai, quegli ambienti un po' dove, insomma, ti fanno venire voglia di essere geloso. Allora lei, giocando su queste cose, voi ragionateci 2-3 minuti, vi segnate degli spunti e a braccio, tenendo in mente le parole chiave, potete improvvisare la parte, no? Questo è il concetto. Io non ne sto a preparare. Certo, ci ho ragionato un po' per creare i personaggi, però potete fare benissimo pure voi che li ascoltate. Marta, c'ho Marco che non mi coccola più, non mi vuole più bene. Faccio sempre romano, scusate. Però... La romanina. Però... Cioè, io sono tanto carina. Non è che secondo te c'è in mente un'altra? Perché sai, io c'è sempre... Io lo chiamo, mi risponde, sta a fare foto. Ma io... Cioè, lì ci stanno pure le ragazze. Poi sono mezze nude, come mutande, reggiseni. Sai, queste cose un po' de intimo. Per carità, io non so bigotta, però, cioè... Io vorrei che magari una chiappetta, una ragazza un po' nuda, quello si innamora e a me mi dice niente, magari mette pure le corna, capito? Ecco, una cosa del genere. Poi ovviamente farà anche vedere che sta male, le chiama. Bibi, bibi, bibi. Non rispondi, cazzo. Scusa, scusami. Non ce la faccio, cioè mi rende nervosa, capito? No, ciao. Ah, ma perché mi rispondi? Cazzo, regala a fa sto telefono? Per dire, no? Cioè, giocare, io sto improvvisando, quindi secondo me
come faccio io che non sono niente di speciale? Ce la fate pure voi. Quindi, stacchiamo.